Grazie Presidente. Io invece ringrazio gli scienziati delle opposizioni perché anche oggi hanno dato prova della loro alta sapienza rispetto a una nuova lezione su come si deve governare una città. La invito a un linguaggio consono, rispettiamo le reciproche posizioni. Consigliere Bordoni. Consigliere Ghera, non si agiti. Prego, consigliere Calabrese, continui. Dicevo, ringrazio gli scienziati delle opposizioni perché anche oggi hanno dato prova, no, della loro grande sapienza rispetto alla capacità di saper governare. Consigliere Ghera, la richiamo all'ordine. Ora, non interrompa gli interventi. Un attimo solo, consigliere. Non interrompa gli interventi, consigliere, non si preoccupi. So quello che devo fare in quest'Aula. Non interrompa l'intervento dei consiglieri, come previsto dal nostro regolamento, l'articolo 62. Quello che devo fare io lo so io. Vada avanti, consigliere. Per la terza volta, grazie Presidente. Dicevo, ringrazio gli scienziati dell'opposizione perché anche oggi hanno dimostrato la tipica sapienza che abbiamo visto in questi anni. Comprendo anche che i vari anni, 5 per quanto riguarda i compagni del centrodestra, 3 per quanto riguarda alle mie spalle il PD, sono per loro una preoccupazione, no? Nel momento in cui vedono una forza di maggioranza che in 10 mesi invece risolve problemi che andavano avanti da 20 anni. Li comprendo perché capisco che sono preoccupati, no? Perché dicono, cavolo, questi in 10 mesi hanno fatto tutta sta roba. La città, per carità, è un disastro, continuano a dirlo, però comprendo, no, la scienza che è stata protratta in quest'Aula rispetto ai vari consigli straordinari sui rifiuti, sulla mobilità, su Roma metropolitana e tutto quello che abbiamo assistito. Ora, però, qui è rimasto un punto. Io non sono uno scienziato. E quindi chiedo all'Aula, al Presidente, se ho capito bene alcune parole della Sindaca. Mi sorge un dubbio perché la Sindaca ha parlato del fatto che tra le tre opzioni, considerando l'ipotesi dell'internalizzazione, non è stata scartata perché no, non è perseguibile, perché no, tutta questa roba che stanno adesso ripetendo gli scienziati. No, non è stata scartata per questo motivo, perché è stato detto vogliamo garantire il massimo livello occupazionale. Cosa significa? Significa fare in modo che gli attuali lavoratori riescano a mantenere il proprio lavoro. Mentre invece la possibilità di fare un'azienda di primo livello non l'avrebbe consentito, semplicemente per il fatto che l'internalizzazione. Un Io ricomincio da capo di nuovo, non c'è problema. Vada avanti. L'internalizzazione come problema di base non concede la possibilità di salvaguardare i livelli occupazionali, perché la Sindaca mi sembra di aver capito che ha detto più di una volta che il perimetro dei servizi da poter includere in un'azienda di primo livello deve comunque riferirsi ai servizi di carattere essenziale, il che significa che la maggior parte dei servizi che questa città ha bisogno non solo non sarebbero stati garantiti da questa azienda, ma sarebbero dovuti andare a mercato. Ora io chiedo conferma se ho ascoltato bene, perché ho sentito anche la Sindaca pronunciare le parole per cui ha detto abbiamo un'intera città, un intero patrimonio del verde da manutenzionare, cosa che può essere inserita all'interno di questa gara a due progetto per fare in modo che oltre agli attuali lavoratori magari possono essere inclusi anche altri lavoratori. Io capisco che questo può dare fastidio ad alcuni scienziati, lo comprendo che ha dato fastidio parecchio questa roba ad alcuni scienziati, specialmente gli scienziati che hanno lavorato
a fianco con dei professori che oggi sono in carcere, che rispondono al nome del professor Buzzi, tanto per farne uno di nome. Quindi io chiedo confermo all'Aula se ho ascoltato bene, cioè se con questa opzione noi riusciamo a garantire la massima salvaguardia dei livelli occupazionali, perché questo mi sembra aver capito ed è questo il risultato che sta perseguendo questa amministrazione. Grazie.